Il calo dei ricoveri per coronavirus nelle strutture sanitarie marchigiane passa anche per Pesaro. All'ospedale Marche Nord, infatti, è stato chiuso ieri uno dei quattro reparti di terapia intensiva dedicati ai pazienti Covid. Riorganizzazione che, come spiega il direttore sanitario di Marche Nord, il dottor Edoardo Berselli, permetterà il ripristino dell'attività chirurgica. Anche noi stiamo vivendo finalmente questo periodo dove la patologia sta rallentando, quindi questa pandemia sta un pochettino rallentando come numeri. Siamo riusciti a chiudere la quarta rianimazione, ma come dicevo, tre rianimazioni sono ancora aperte, quindi abbiamo ancora 31 pazienti ricoverati in terapia intensiva. Questo che cosa fa la chiusura di questa rianimazione? Entra nel meccanismo di rotazione dove cerchiamo di spostare immediatamente le risorse dove ci sono i bisogni. Quindi vuol dire che quei letti non restano liberi, ma immediatamente ci permettono da fare da volano per recuperare gli interventi chirurgici, perché in questo momento le chirurgie nella massima, nel clou della pandemia abbiamo dovuto ridurre le attività chirurgiche, quindi queste riprenderanno. Le prenderemo con le massime attenzioni, tenendo aperto un reparto filtro, dove quei pazienti che non hanno due tamponi negativi e vengono tenuti in osservazione per evitare che sviluppino un'infezione durante il ricovero, per evitare cluster, quindi tutta una serie di sforzi straordinari che ancora non ci permettono di abbassare la guardia e tornare alla normalità. Immaginiamo solo il fatto che dobbiamo tenere una distanza di 1,5 m, 2 m tra ogni posto letto. Questo vuol dire che ci riduce pesantemente il numero di letti a disposizione comunque e a prescindere. Abbiamo ancora 31 letti occupati di terapia intensiva, una settantina di pazienti, quasi 80, 78 in semi-intensiva, abbiamo una trentina di degenti di Covid ordinari, uno in ostetricia, ma i numeri che mi piacciono di più sono i numeri del pronto soccorso. Quando registravamo 20, 30 accessi al giorno per pronto soccorso per Covid, oggi gli accessi per Covid a ogni pronto soccorso a Fano sono non più di due o tre, e a Pesaro abbiamo un positivo ricoverato questa mattina, un positivo che sta per essere ricoverato questo pomeriggio e quattro tamponi che devono essere verificati se positivi o negativi. Questi sono numeri che ci fanno respirare un attimo e ci fanno ben sperare che siamo finalmente in una fase di regressione della patologia. Novità anche sul fronte vaccini, con la comunicazione giunta dall'assessore alla sanità regionale Filippo Saltamartini, il quale ha annunciato l'imminente apertura di un nuovo slot per le prenotazioni. Da lunedì, infatti, potranno registrarsi e fare domanda per la vaccinazione sulla piattaforma delle Poste i familiari o i caregiver delle persone disabili. Dei 99.000 soggetti interessati, 1.600 hanno già ricevuto la somministrazione dopo aver accompagnato alla seduta vaccinale nei vari ospedali della regione i loro assistiti e familiari. Proprio per la categoria dei disabili, sottolinea l'assessore, è prevista un'accelerazione delle inoculazioni, che permetterebbe di chiudere le vaccinazioni a loro riservate entro la fine del mese. C'è ancora da attendere, invece, per la prossima fascia anagrafica in programma. Le somministrazioni per i cittadini d'età compresa tra i 60 e i 70 anni partiranno all'inizio di maggio, e la prenotazione per la categoria sarà aperta a ridosso dell'avvio delle inoculazioni.